Il museum Sushi Nengiadin a Trivisi Sport si incinera dal 2019. È il più nuovo progetto di Grażyna Kulczyk, un'impresaria della Polonia che ha fatto spiegare un'importante promotore d'arte contemporanea. Parte di un abitacolo fabbricato sulla muraglia di una clostra del XII e ci si recetta del resto sulla via dei pellegrinati verso Roma e Santiago de Compostela, sono nuove restaurate e coliate con l'anteriore birreria del XIX. Una buona parte delle lavori ci sono fatte con ingegno, non sono neanche visibili a prima vista. La struttura si unisce sempre con la contrada, giusto per cui ci sono fatte d'oeuvre di materiali e tecniche vecchie e moderne, ci sono però tipiche per la nostra regione. Con la lezione di restaurare e di allargare l'edificio ante il grip robusto, sono nuovi in compensazione i due architetti svizzeri Jasper Schmidlin e Lucas Fermi. Il progetto ad una era intenzionato di ingaggiare lavoranze e mansteranze indigene dell'Engiadina. L'idea è stata quella di occupare in modo precauto e prudente con le storie degli edifici e di rifabbricare fonte d'oeuvre di intervenzioni architettoniche ben più radicali, ma tutt'una minimali. Si è voluto realizzare un luogo e la clostra ci invita a produrre, a riflettere e a scolare in studi femministi. Qual è la DNA di questo progetto? Il Museum Sush vuole sporgere a Minciuna e Minciuna un evento di fatto speciale, tenere in contatto e di occupare dell'arte in un modo libero. Un viaggio a Sush sono pellegrinati moderni. Ci si piglia la via sotto il space, può già dare una collezione di installazioni fatte belle da posti per questi edifici, scoprire un programma ambizioso di esposizioni che mette il focus sul lavoro degli artisti. Ma il Museum Sush porge un mobile di più. La Fondazione ha iniziato Aktion, un programma di sotto e di coreografia con artisti ed artisti di renom mondiale. Quelli passano un soggiorno a Sush per sviluppare il loro programma e per presentare il loro pubblico. La porta è proprio vasta. Un dei punti culminanti è sicuramente il programma con il quartetto di musica classica che viene presentato all'auditorio con un'atmosfera molto privata. Er le disputazioni, un simposio che viene realizzato on per on nella Baselgia di Sush e ci riunisce per scrittori, scienziati ed artisti su parte dell'intero progetto. Sotto il cevazzin Istituto Sush è unita la ricerca accademica. E sco ulteriore pitta ci completesce tutta la sporta d'aia a Montemporars, un programma di residenza per artisti ed artisti di tutte le parti. Tanto tutta la prescia dal monte, dal museum e dal metropolis sporge su un'alternativa per si dedicare all'arte, all'architettura e alla natura. Il centro sta l'esperienza del slow art e l'invito ad ammirare il più prezioso ci dà ordine di un'altra prospettiva, nempe il tempo.